queste pecore sono rigorosamente di razza sarda, per dimensioni di pecora, quindi anche per il fabbisogno e per produzione di latte penso siano le migliori. Gli anni scorsi che c'è stato un aumento del prezzo del latte, c'è stato un incremento di pecore israeliane, le Asaf eccetera, ma quelle come corporatura sono il doppio rispetto alla razza sarda e quindi vogliono anche il doppio di mangime, di fieno eccetera. La pecora di razza sarda è una pecora che resta bassa, di piccole dimensioni, che quindi per produrre un litro e due mangia una quantità di mangime di fieno molto inferiore rispetto a una Saf che pesa anche 40 kg. Facciamo la trasformazione del latte in azienda e lo trasformiamo in fiore sardo, che è il formaggio tipico della Barbagia, ma soprattutto di Gavui. Ben trovati da Alice Repedote, la cura del Nord mostra i muscoli, imponente parata a Pyongyang con la festa nazionale del pieno delle tensioni con gli Stati Uniti, fronte ad una guerra nucleare, il discorso del numero di energia. Oltre 100.000 persone tra militari imparate a prendere svegliano cani armati, camion e soprattutto missili balistici intercontinentali. Così Pyongyang mostra i muscoli in occasione della giornata del sole, la festa che celebra l'anniversario della nascita 105 anni fa del padre della patria, Kim Il-sung. Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale, siamo pronti a colpire con attacchi nucleari. E chiudiamo con lo sport, Formula 1 di scena sulle coste del Golfo Persico per il Gran Premio del Bahrain, terza prova del mondiale, si rinnova il duello Vettel Hamilton, Gelato De Vito. Nelle libere si sono studiate, oggi la prima vera sfida tra le due del Bahrain, appuntamento alle 17 per la caccia alla pole, obiettivo numero 1 in stretto ordine temporale del weekend. Vi auguriamo una buona giornata. Il latte pastorizzato viene portato a una gradazione di 67-70 e poi riportato a una temperatura minima di botto, quella è la pastorizzazione, o termizzazione, che invece viene portato a 67. Il fiore sardo invece è un latte crudo, cioè noi dalla mungitura mungiamo il gregge, viene portato magari nella mungitura serale al refrigeratore ed viene refrigerato. E poi la mattina successiva viene riscaldato a 34, 35, massimo 36 gradi, è fatto cagliare e trasformato in fiore sardo. Quella è la caratteristica principe del nostro formaggio, che è un latte crudo. Quindi mantiene tutte le caratteristiche della zona, dal pascolo a tutti i principi nutrizionali che può avere quel prodotto. La differenza dal nostro fiore sardo e uno dei problemi che abbiamo sempre avuto nella cooperazione per questo tipo di formaggio è proprio la diversità del prodotto, non solo da zona in zona ma anche da un'azienda ad un'altra. Mentre la pastorizzazione azzera completamente qualsiasi principio di olfatto o di sapore, il fiore sardo da una zona all'altra, da un allevamento all'altro, proprio perché è un latte crudo, è diverso. La tipicità proprio rispecchia questo valore aggiunto. Quando ci chiedevano e abbiamo provato a mandarlo nelle GDO e magari ci è capitato, perché non ci avete mandato quello della fornitura precedente? Perché ci veniva quasi impossibile, non solo da un'azienda all'altra, ma anche da un periodo all'altro. Ad esempio il latte che noi produciamo nel periodo invernale, soprattutto qui in montagna, è un latte grasso, mentre un latte che noi produciamo in primavera, dove le pecore sono maggiormente spinte e hanno una produzione maggiore, il grasso è inferiore, quindi la pasta è più asciutta e meno grassa rispetto alla produzione invernale. Mentre prima si cibavano quasi esclusivamente di ciò che la natura poteva offrire e veniva proprio applicata la transumanza per questo motivo, perché qui a 900 metri in una parte dell'anno nevica, fa freddo,
e quindi lo stato era non brado ma quasi. Ora invece gli allevamenti sono quasi tutti stanziali, poche aziende ormai applicano la transumanza, e quindi restare qui ci ha portato a attivare un tipo di alimentazione che richiede l'aggiunta di mangimi e di fieno, ad esempio erba medica, che qua non la produciamo ma che la compriamo dal Campidano, e quindi si può parlare proprio di un allevamento semi intensivo aiutato da mangimi, foraggio, ma anche dagli erbai che coltiviamo e dall'erba spontanea che può nascere. Thank you.
Thank you.
fonti questa mattina ad Argenta nel Ferrarese informa strettamente. La Guardia Ambientale volontaria uccisa sabato scorso a Porto Maggiore. Già un ieri li serviva po' tutta sul pastore, al suo unico amante e tenia tanto incarare un debiuti. Se tu un dia sa serve e si lava salana e poi andò così a Tailu te si anso sa un ieri. E questo li serviva po' tutta sul pastore, sia po' britto e sia po' sterrimento e sia po' cucuzzo. Questo è se Giuseppazzo. Sazella usava sul pastore per arrare l'inna, bro, asa, cioè una sedda e triballo plus e altro. Usta zuni zarmar as bolosazuvie, usto e fa samar de gabui, sa comunale. Invece usta zuni sa spadronale, sa si veniana atta si sa barra o puramente sa ossa. Sa bertula nostra gaboesa. A un famoso capoe sia posate sidura sia posorbace, e no, pia so spanner de presa dai 20 imba 30 panes, andò so pastores abbarravano tempus e tempus senza girare a birda, cioè trasportavano tutto a caddo e sarbertulas. E no, e per sarbuzzas, sarbuzzas udini manna servivano quasi de armadio. A che abbia 20 imbe panepresa in intros, asu, pancetta, prosciutto, su e tenia una musanare, su subito. Tanto non mi usò il mobile, su metà oia, la gente si intentava di su e tenia. Usto su di sormalunes e usavano antiamente per murghe su latte, a tanto non devi udire né di erro né di alluminio. Usto per murire su latte andò che s'azzavo. Con le sue spiegate come in modo di comprendere il momento. Poi vi usa spis erdas.
La spesa è da su di linna, in linna di stanza oppure di pilastro. Se ha saleppa, se ha reso azzu, se ha di linna, può non guastare su sondor di sulla piolo, ma tanto ormai si calzavano, li riguardavamo se stessi. Se non usavamo scusta, la classica leppa in su i viudi, i sus ubiles, e in tuttuve la ponevamo a uscrare porco, a rasicare, ma su prulla già avevamo di linna. E su mese maio il pastore si preparava da tundere. E si fornia di questo gerro, noi li eravamo giurzi. Usta su un'altra impazzata e usta su un desanto lussur, gli udi in sardu arbillas e preparavano questo strumento. Via! Fuori uno! Cristian! Vai!
No, a Peri. Arte a Uriulu. Perché sono nati stamattina. E a volte il primo giorno vogliono aiutarti. A volte, non sempre.
Il lavoro del pastore per questo, per il paese di Gavui, ma non soltanto, per la Barbagia e anche per la Sardegna intera, ha sicuramente una rilevanza storica, ma anche attuale, perché se pensiamo che con la crisi e con le varie problematiche che il mondo del lavoro pone oggi, valorizzare un mestiere antico come quello della pastorizia ha sicuramente una doppia valenza. Innanzitutto conservare una tradizione, una cultura che ha permesso a tutto il territorio, alle popolazioni, di avere una, diciamo, un sottostratto non soltanto culturale ma identitario molto importante, e questa è la base per avere nel futuro una possibilità diversa, per non essere omologati a un mondo che cambia e tende appunto ad omologare tutte le persone, tutti i lavori. Questo è un lavoro, quello del pastore, che sicuramente è legato al territorio, ai cicli della natura, agli animali, e quindi è un qualcosa di diverso rispetto alla tipologia, alla metodologia di lavoro che c'è adesso. Ed è quello che, rispetto ad altri tipi di lavori, può permettere, se lo si fa e si accetta il sacrificio di avere un lavoro di questo tipo, può darti uno spirito diverso e farti vivere quelle che possono essere le limitazioni di essere in un territorio che per certi versi non offre tutti i benefici che magari la vita di città o di una grande metropoli può garantirti. Qui si può star bene per altri motivi. Se si raggiunge un equilibrio fra natura, lavoro e il tuo lavoro, che fa parte anche del contesto culturale. Il lavorare non è avulso dall'avere un ruolo all'interno della comunità in cui vivi. Anche il tuo lavoro fa parte della comunità in cui vivi, dell'aspetto identitario della tua comunità. E questa è una cosa importante, perché non tutti i lavori permettono questo. Te lo permettono i lavori artigianali tipici, i lavori come quello del pastore e altre cose. Ed sono le caratteristiche dei lavori che noi abbiamo in questa realtà, e su questo dobbiamo puntare. È per questo che può essere ancora un lavoro attuale il lavoro del pastore. Prima c'erano molti più pastori perché quello era il lavoro che si faceva in queste zone, quindi anche quelli che non erano figli di pastori venivano installati e facevano gli aiutanti, venivano a parlare in sardo e quindi aiutavano chi faceva già il pastore. E prima c'era un rapporto molto diverso, cioè anche con poche pecore avevi un aiutante, e c'era anche il principio di una parte del salario veniva garantita in pecore, tot di pecore all'anno. Quindi uno col tempo riusciva a crearsi un gregge, e quindi lo spirito con cui affrontavano anche l'aspetto più duro di quel lavoro era quello di non soltanto di rimanere sempre alle dipendenze, ma con la prospettiva di diventare dei pastori, quindi di farsi un gregge e poi di avere un ovile o in affitto, oppure poi se andavano bene le cose anche di comprare comunque della terra in cui poi, e molti hanno fatto questo tipo di percorso, ed era un percorso naturale. Adesso molto meno, ci sono molto meno pastori, e quindi è una cosa molto più familiare. Prima era più semplice fare il pastore, diciamo, non ti serviva un granché. Adesso il mondo è cambiato, e quindi per poter fare il pastore hai bisogno, a parte di una struttura, perché devi entrare in un sistema che comunque deve garantire anche standard di qualità rispetto anche all'allevamento del bestiame, quindi sei tracciato, quindi ci sono degli adempimenti burocratici, e questo è un aspetto che sicuramente potrebbe essere migliorato e alcuni può scoraggiare, però e comunque nelle cose bisogna abituarsi al fatto che comunque il pastore non è più quello di 50 anni o di 100 anni fa. Il pastore va fatto nel 2000, come tutte le cose va contestualizzato. Il pastore adesso è anche quello, quindi bisogna farlo rispettando le leggi e vivendo il lavoro in questo modo.
fare il pastore e avere dei risultati di un certo tipo, bisogna non più pensarsi un pastore arcaico, ma pensarsi un pastore moderno. Tenere sempre l'arcaicità e l'identità del lavoro, ma pensarsi un pastore moderno vuol dire stare al passo coi tempi e permettere che altri giovani lo vedano come un'opportunità, perché di questo si sta parlando, è un'opportunità fare il pastore, una come tante, deve avere anche la vocazione, il lavoro che richiede sacrifici, ma se la si pensa in questo modo è possibile che questo possa essere fatto. Però sta alle giovani generazioni, ma non solo, a tutti quanti, avere un vedersi in un modo nuovo anche da un certo punto di vista. Mario, ah, te ne sei tassita. Già Pietro, adesso tu non gli puoi andare a parlare. Thank you.
Thank you.
Tutto andrà bene, danno 150-700 litri. Andrà bene, dai, tutto no, tutto al duro. Io dico questo, ma chi conosce questo formaggio meglio di chi ce l'ha insegnato a noi e da chi ce l'ha tramandato? Non siamo noi che dobbiamo dire come si fa, ma dobbiamo scrivere come ci hanno insegnato. Quindi noi dobbiamo essere solo delle persone che annotano e conservano questo patrimonio e questa tradizione. Noi dobbiamo solo vedere e tramandare.